rifugio Madonna delle Nevi fa parte della storia della Val Brembana, perché è nato nel 1950 su volere della Curia di Bergamo per ospitare gruppi di ragazzi. La missione principale del rifugio rimane tuttora quella e abbiamo a disposizione le camere e due corpi importanti per eventualmente l'autogestione, comunque sempre di ragazzi o gruppi di famiglie. Siamo collocati a 1350 metri di altezza, alla base della salita per il Passo San Marco, in una conca dove ci sono molte possibilità di escursioni, un po' per tutte le capacità e per tutti i gusti, partendo dal classico giro delle Casere e collegamenti anche tra diversi paesi. E c'è la vecchia via Priula che merita sicuramente una visita. Il rifugio ha un centinaio di posti letto, offre la possibilità, ed è una cosa molto particolare, la possibilità ai gruppi di utilizzare i campetti, abbiamo un campo da calcio, abbiamo una chiesa dedicata alla Madonna delle Nevi che ha una storia molto importante che viene festeggiata una volta l'anno, il 5 di agosto, una festa a cui teniamo in modo particolare. E offriamo anche per i turisti, i ciclisti, i motociclisti di passaggio, cucina tipica tradizionale bergamasca e valtellinese. Abbiamo pizzoccheri, casoncelli e secondi con l'immancabile polenta taragna. Una carta sulla quale noi puntiamo molto è il nostro tagliere che viene offerto alla gente di passaggio che magari non ha molto tempo per poter fermarsi a gustare i piatti della cucina e piace molto alla gente che lo prova. Abbiamo a disposizione una sala lettura attrezzata con materiale divulgativo e informativo sulla zona, sui sentieri e sui percorsi ciclopedonali. Abbiamo installato da quest'anno una ricarica e-bike che vorremmo fosse utilizzata appunto da queste persone che magari hanno poco tempo, una ricarica veloce, un tagliere espresso e un saluto a tutti i ragazzi che lavorano qui. Per poter utilizzare appieno le potenzialità delle stagioni e dei mesi che magari non sono utilizzate dal flusso classico di turisti, vorremmo implementare la nostra attività con dei progetti di formazione per le scuole, magari durante il periodo primaverile o autunnale, attraverso dei percorsi o delle proposte educative rivolte alle scuole. Attualmente, dopo due anni di difficoltà dovute alla pandemia, abbiamo riaperto con entusiasmo, con tutta la squadra che si sta impegnando già dai primi di giugno. Il rifugio resterà aperto per tutta la stagione e speriamo che le presenze siano numerose e siamo già pronti ad accogliere i gruppi che verranno da oggi in avanti. Vi aspettiamo dal 1 di giugno al 30 di settembre, siamo aperti tutti i giorni. Lo staff saluta tutti e ringraziamo.